4 Hotel. Bruno Barbieri, in veste di esperto di hotellerie, testa lo stile, l'efficienza e l'eleganza degli hotel. Facciamo il check-in? Quattro professionisti hanno deciso di confrontarsi. Simba, lui è Massimo. Ogni albergatore soggiornerà nell'hotel dell'altro. Ecco, questa è la mia stanza. Un giorno e una notte per giudicare location. La vista vale il viaggio. Camera. È una tomba, ragazzi, Inspiriamo. Servizi. Sto andando alla grandissima. Wow. Questa è una roba che spacca. Ehi, SEO. Prezzo. A loro disposizione un voto da 0 a 10. Il premio è di 5.000 euro da reinvestire nella vostra attività. Un giudice d'eccezione, Bruno Barbieri, l'unico chef in Italia ad aver ottenuto 7 stelle Michelin. Le sue capacità e la sua disciplina lo hanno portato a ottenere risultati straordinari e importanti riconoscimenti e a diventare giudice inflessibile di MasterChef Italia. Con le stesse qualità ci condurrà alla scoperta di un altro mondo che conosce molto bene, quello dell'hotellerie. E il cliente più esigente sarà proprio lui. Sono già fuori di testa. Attenzione in linea, prego. Scusi, non volevo renderle la vita difficile, ma... Il suo voto sarà decisivo nella classifica finale. Confermerò o rivoluzionerò la classifica. Preparate le valigie. 4 Hotel sta per iniziare. Siamo a Firenze, la città della bellezza. Qui si respira la storia. Ogni angolo è un museo a cielo aperto. È una città sempre piena di turisti, ma certo gli alberghi non mancano. Ce ne sono di tutti i tipi, dimore storiche, hotel di design, 5 stelle, bed and breakfast, insomma, per tutti i gusti. Quelli che hanno deciso di sfidarsi oggi sono i boutique hotel. Ma che vuol dire? Hotel con poche stanze e con servizi personalizzati per la propria clientela. Caratteristica? Nessuna stanza è uguale all'altra. Un po' come soggiornare in una casa privata. Insomma, è un bel quel. Chi di loro offrirà il soggiorno più adatto a conquistarsi il titolo di miglior boutique hotel di Firenze? Albergatori, preparate la valigia, la sfida di 4 Hotel sta per iniziare. Il primo boutique hotel si chiama Ad Astra, il suo direttore è Matteo. Definisce il suo boutique hotel un posto unico, difficile da spiegare. Per lui è un'esperienza da vivere. Sono Matteo, sono uno dei soci di questa struttura. È un boutique hotel di 9 camere in Oltrarno a Firenze. La struttura si affaccia su questo giardino bellissimo, una terrazza incredibile. Abbiamo cose degli anni 60, 70, una ricerca divertente però spasmodica di pezzi unici, come se fosse la casa dell'amico Ganzo. La parola chiave del mio hotel è Ad Astra, alle stelle, quindi guardare avanti, guardare oltre, guardare lontano e cercare di raggiungere una stella in modo da essere sempre in viaggio. Ora andiamo da Maria, la direttrice di Home. Il suo motto è You feel like home. Sei a casa, ma lontano da casa. Sono Maria Aro, il direttore di Hotel Home Florence. Hotel Home ha sicuramente la caratteristica di cercare di essere una casa, in maniera da essere sicuri che l'ospite quando entra si trova come in una casa e non una buia stanza dell'hotel. Sono in totale 39 camere, con un arredamento design particolare, uno stile total white verso Miami, California. Firenze è strana, total white. Abbiamo una bellissima terrazza dove uno può rilassarsi e guardare Firenze senza muovere un piede. La mia parola chiave per descrivere l'hotel è total white. Il terzo albergatore si chiama Pier Giorgio. A lui piace sperimentare sempre nuove forme di accoglienza. Il suo motto è stupire il cliente almeno 3 volte al giorno, a qualunque costo. Mi chiamo Pier Giorgio Cavallari, sono il general manager del Grand Amore Hotel & Spa di Firenze. Siamo un piccolo boutique hotel di 11 camere più suite. Il Grand Amore Hotel & Spa è nato per celebrare l'amore per l'ospitalità e siamo tutti dediti a voler rendere felici i nostri clienti.
Il nostro team si chiama Comfort Crew e il nostro lavoro è un lavoro di detective, perché cerchiamo di scoprire tutto quello che il cliente vorrebbe trovare nella propria camera. Infatti abbiamo un programma che chiamiamo Wow, con cose che non si aspetta e che non ha mai trovato da nessuna parte. La parola chiave del nostro hotel è stupire, perché tutto il resto è noia. Adesso andiamo a conoscere Chiara, è molto intransigente. Per lei nel suo boutique hotel conta l'anima, il suo staff solo donne. Palazzo Castri 1874, è un boutique hotel 4 stelle superior al centro di Firenze. Abbiamo uno staff prevalentemente femminile perché le donne riescono magari ad entrare più in empatia con l'ospite. La particolarità di questo albergo è che ha un bellissimo giardino interno inaspettato, un'oasi di relax e di pace. Presenta anche un centro benessere interno per il relax specialmente delle coppie. Qui da noi l'ospitalità è tutto. Ci siamo. I 4 boutique hotel, ovvero hotel con poche camere e servizi personalizzati, stanno per sfidarsi nel cuore di Firenze. I 4 albergatori dovranno trascorrere un giorno e una notte in ciascun hotel provando i servizi migliori, testando la qualità delle camere, valutando cibi e bevande, nonché le tariffe di ciascuna struttura. Il primo hotel sotto esame è Palazzo Castri di Chiara. Che ne dite? Entrata discreta, a me piace abbastanza. Bell'immobile, un restauro recente, e lo si vede. È una delle strade più trafficate di Firenze, quindi come zona non è proprio il massimo. Facciamo il check-in? Assolutamente. Va bene, andiamo. Buongiorno, direttore. Buongiorno, benvenuti a Palazzo Castri. Piacere. Chiara. Ciao Matteo. Chiara. Molto piacere, Pier Giorgio. Bene, albergatori, voi avete un compito ben preciso: giudicare. E cos'è che andremo a giudicare? Location, camera, servizi e prezzo. Il premio sono 5.000 euro da reinvestire nella propria attività. Voi fate un giro nelle stanze e io vado con Chiara a fare un'ispezione in camera da me. Andiamo. Sono proprio curioso di vedere che stanza hai scelto per me. Prego. Questa è la nostra Junior Suite. C'è un piccolo soggiorno e la zona notte. 208. Tecnologia ci aiuta, okay, ad entrare. Sì. Eccoci in camera. Dimensioni parigine. Molto moderna, molto nuova, si vede. Mi aspettavo qualcosa di più particolare. Vediamo cosa c'è. C'è il minibar, il cutter. Sì. La cassaforte. È tutto molto semplice e non individualizzato. Le lenzuola, scusami se mi permetto, non sono un granché però. Sono anche stirate male. Ho toccato il materasso, non mi sembra un granché. In un boutique hotel ti aspetti alta qualità, ti aspetti il massimo. Oh, vai giù. Sfonda. Ah, ok. Vai giù. Ma è buono, credo che sarà comodo. C'è da provare per la notte, però è... Bene, questo è il bagno? Questo è il bagno. Ok, qui c'è la doccia. La doccia con la luce cromatica blu. Cioè io entro, ok, giusto, chiudo. E si apre il doccino. Ok, apro, si apre il doccino? Sì. No. Non si apre il doccino, mi sto facendo la doccia. No, un errore. Aspetta un attimo. Mannaggia. Ok. Vabbè, ho avuto una pessima idea. Eccoci in camera tua. Mi sembra identica alla camera mia. Sono rimasto un po' deluso. In un boutique hotel bisogna sempre personalizzare e differenziare le camere. Questa è la vista. Ok. La camera che affaccia sul nostro giardino interno. Beh, la vista devo dire che è molto bella. Eccoci qua. Eccoci qua. Che delusione, è uguale. Ha cambiato il colore. Ah, è vero, vedi, bravo. Il quadro anche, il quadro. Il quadro non c'è. Una cosa carina, ma standard. Il frigo bar. È un altro biglietto da visita. L'hai fatta tu la scelta di tutto quello che troveremo dentro? Sì. Apro. Aspetta, ecco qua. Apro. L'abbiamo fatto molto basico. Cioè, praticamente anche niente. Però il nostro bar è sempre a disposizione. Questo frigorifero è l'emblema di quello che non dovrebbe mai succedere in un boutique hotel. Io magari mi voglio fare uno spritz al volo e devo avere le cose per farmelo in camera. Cioè non è che ogni volta che ho bisogno di qualcosa devo chiamare il barista di sotto, sennò questo tutta la notte va avanti e indietro, avanti e indietro.
Diciamo, Chiara, che ci devi lavorare. Va bene. L'ispezione delle camere si è conclusa. Gli albergatori hanno reputato le stanze basiche troppo simili tra loro, in contrasto con le regole di un boutique hotel che prevede la personalizzazione di ciascuna suite. Anche il frigo bar piuttosto sguarnito e la scarsa attenzione a lenzuola e cuscini è stata reputata lontana dai criteri di un 4 stelle. In un boutique hotel l'attenzione al dettaglio è importantissima. In una suite il colore, l'atmosfera, il design ti devono lasciare a bocca aperta. Qui tutto questo non l'ho ancora visto. Spero che Chiara mi faccia ricredere. Dopo l'ispezione, per valutare i servizi di questo hotel, gli albergatori hanno scelto di provare il top luxury service di Palazzo Castri, la Spa. Un'area relax con una piscina idromassaggio di 30 metri quadri. Per raggiungerla è necessario percorrere un lungo corridoio che attraversa l'intero hotel. Voi cosa ne pensate? L'idea di passare davanti alla hall, davanti a tutta la gente, davanti al bar e l'accappatoio? Potrebbe essere imbarazzante per qualche cliente. No, per me non costituisce un grosso problema. Sono in vacanza, sono a godermela, vado, passo. Essendo una donna, un pochino ovviamente di disagio ti mette. Buonasera. La spa è molto bella, è grande, ha le strutture ben fatte, la possibilità di uscire fuori nella corte interna. Che meraviglia! Bellissimo. Sì. Questo è un po' un punto invidiare. Sì, devo dire che secondo me è il quid in più. Punto forte. È un punto forte. Sì. Dopo una giornata fuori a Firenze a camminare, che succede di solito a turisti, credo venire alla spa piace più o meno a tutti, no? E questo è l'asso nella manica. Eccolo, il tuffo. Ormai è notte. Matteo, Piergiorgio e Maria hanno concluso la prima parte del loro soggiorno a Palazzo Castri. Per esprimere il loro giudizio sarà importante provare come si dorme all'interno di questa struttura, valutando cioè il comfort di materassi, lenzuola e cuscini, l'insonorizzazione della stanza, nonché la temperatura dell'ambiente. Perché in un hotel è importante che la notte scorra con tranquillità per risvegliarsi ben riposati. E come la notte, anche la colazione è un biglietto da visita molto importante per un boutique hotel dove, oltre al classico buffet, i clienti dovrebbero poter scegliere alla carta tra proposte originali e molto personalizzate. Eccoci qua, albergatori, buongiorno. Buongiorno. Vi vedo con delle belle facce. Come siete stati? Bene, bene. Sì, sì. Dormito bene. Pier Giorgio, tu come hai dormito? Riposo buono. No, insonorizzazione buona, a parte rumori urbani che in città ci si possono aspettare, insomma, siamo proprio nel centro. Buongiorno. Eccola qua. Come state? Beh, le facce come ti sembrano? Riposate. E questa potrebbe essere una buona cosa. Bene, noi vorremmo fare colazione. Certo, sono 4 stazioni, però se non trovate qualcosa sul buffet non c'è problema. La nostra cameriera Silvia vi porterà tutto quello che desiderate. Chiara è un po' troppo affettata, forse. Le manca un po' quel calore, ma credo sia indole. Gradite un caffè, un tè? Gentilmente un tè con un po' di miele. Io un cappuccio molto caldo. Io credo una spremuta. Io prendo un centrifugato di verdure e poi ho fatto un gioco divertente per vedere se erano preparati. Una volta due girate, ok? Ho chiesto un uovo come lo si cucina sulle navi per dire che volevo un uovo ben cotto. Grazie. Voleva un uovo girato due volte o due uova girate due volte? Ha detto uno, due volte girate. Allora voleva un uovo due volte girate. Anche tu hai capito uno? Che ne dici, Pier Giorgio? Io non amo molto i buffet a stazione. Perché preferisco che il cliente abbia la colazione direttamente servita in tavola. Cappuccino molto caldo, l'altro espresso. Perché non hai scritto? Io credo ti ricordi tutto e tu sì. Sì, sì, ma per sì, ma come faccio a scrivere? C'è niente. Il servizio è discreto, non lo definirei superlusso. Cosa allora ci abbiamo dentro questa centrifuga? Prima dovete scoprirlo. Dobbiamo scoprirlo? Sì. Beh, non è carino nei confronti di un dei clienti. No, è per vedere. Allora, abbiamo sedano, mela, ginger, quindi zenzero, e un pizzico di limone. Non devi far battuto, ho detto di non avventurarti. No. Non avventurarti, sì, per favore. Il formaggio no, non è fuso il punto giusto. Mazza, ragazzi, tu un ispettore altro che guida Michelin, ah, di più. Penso che abbiano voluto vedere i difetti, magari amplificarli. Le mie uova sono giuste, quindi cotte per due volte, ben cotte. Fatti. E buone. Uovo superato. Brava, vedi, ti sei agitata per niente. Bene, albergatori, il soggiorno termina qui.
Io vado a fare il check out, poi vi aspetto nel salottino per le votazioni. Per me è andata abbastanza bene. Stamattina ero molto preoccupata, ma alla fine penso che abbiamo superato la prova. Albergatori, secondo voi che cosa abbiamo speso, tenendo conto anche di tutto quello che sono gli extra, quindi l'aperitivo nella spa, la spa? Io direi 2,10. Intorno alle 2,80 per camera. Sui 2,50-2,60. Posso dire che abbiamo speso 223 euro. Cosa ne pensate? È quello che io ho percepito, quindi mi sembra che vada bene. Io pensavo un po' di più, quindi il rapporto qualità-prezzo è vantaggioso. Sì. Si sta tutta. Bene, a questo punto il conto ce l'abbiamo, non ci resta che votare. Vi ricordo le quattro categorie, che sono la location, la camera, i servizi e infine naturalmente il prezzo. Potete votare da 0 a 10 per ogni categoria. Alla location ho dato 6 perché c'è tutto quello che ci deve essere, però non c'è niente di più. La camera ho dato 4 perché è deludente, minimale ma senza essere intrigante. Ai servizi ho dato 7 perché mi mancava un po' di questo calore. È un po' freddo, che rispecchia probabilmente l'essere del direttore. Il prezzo ho dato 8 perché il prezzo rispecchia comunque la qualità, perché i servizi sono vari. Un boutique hotel si caratterizza per le stanze, che devono essere personalizzate. Qui a Palazzo Castri la location l'ho trovata molto carina. Invece per le stanze ne avrei fatte di meno e sicuramente una diversa dall'altra. Palazzo Castri ha totalizzato 77 punti. Il rapporto qualità-prezzo è stato giudicato positivamente, ma la poca personalizzazione delle camere non ha conquistato gli albergatori. Questo però è solo il punteggio parziale. A essere decisivo sarà il voto di Bruno, che verrà svelato solo alla fine dei 4 soggiorni. È arrivato ora il momento del grande amore di Pier Giorgio. La sua filosofia è stupire continuamente l'ospite, investigando sulla sua vita. Sarà questo hotel a meritarsi il titolo di miglior boutique hotel di Firenze? Albergatori, secondo voi da fuori si capisce che è un hotel? Sembra più l'ingresso di un caffè. Come se arrivassimo a casa di qualcuno e suonassimo il campanello. Tu, Chiara, cosa ne pensi? Forse è un alberghetto, un albergo all'interno di un bistrò. Alberghetto, eh? Vabbè, andiamo. Eccoci qua. Ben arrivati. Pier Giorgio. Ciao. Ben arrivati al grande amore. Dov'è la hall? È qui. Sembra veramente di entrare in un bistrò e fare il check-in dentro un caffè. Vi volevo presentare Daniela. Buongiorno. Che è del nostro Comfort Crew. Ma cos'è questa Comfort... Crew. Esatto, Crew. Comfort Crew è un gruppo dedito alla ricerca e al soddisfare tutte le esigenze dei clienti. Cioè, noi arriviamo con le valigie e che cosa succede? Succede che i ragazzi vi danno il benvenuto e si comincia a chiacchierare e a giocare. Giocare. Ecco, l'accoglienza è un po' qualcosa di diverso rispetto a quello che io mi attendo. Vi chiedo di scegliere una tra le carte che vi metto qua. Il gioco delle carte, no? Tipo la luna nera. Bene, scelgo... Sorprendimi. Ok. Da questo momento in poi troverete delle sorprese, perché a noi piace sorprendere e stupire i clienti. Sono curiosa, ho solo paura che può diventare troppo. Bene, albergatori, vi lascio alla vostra ispezione. Io vado a vedere la mia camera. Rimarranno stupefatti. Eccoci. Allora, ecco arrivati. Questa dovrebbe essere la mia camera. Da 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 da. Oh, eccoli. Ho anche la foto della mia famiglia. Wow. Hai visto? È un tocco molto carino, però non sempre può essere una cosa positiva, perché può succedere che uno viene con qualcuno che non è marito. Ora, non è caso mio, però può succedere. Questa è la tua camera che abbiamo preparato. Noti qualcosa? L'idea del quadro mi è anche piaciuta, è stata carina. Vabbè, poi senti, se esplorerai troverai altre tue immagini, ma insomma questo lo vediamo insieme. No, vabbè. Cosa c'è tutta sta roba qui sotto la doccia, secondo voi? È proprio una... Ti hanno lasciato la roba per pulire? Tipo manopola. Pier Giorgio, ma ti sembro sporca? Non lo so. Forse pensa che non ti sei lavata. È un invito, dai. No, vabbè. Quando ho trovato la mia foto da piccolino mi sono sentito un po' così. Commuove anche un po'. Poi devo dire una cosa.
la messa a successo. Credo che con la foto in bagno abbiamo fatto proprio centro. Però mi sento un po', sai cosa, col fiato sul collo. Eccoci. Bene. Ragazzi, prego. Ah, ho un puzzle. Perché ti piace il puzzle? No. Mi piacciono i puzzle. Forse sarò io. Non mi fa piacere, perché mi sento seguita. Ecco. Hai capito, vedi? Io vorrei che non facesse più niente. Quella sarebbe la sorpresa migliore. E vabbè. Senti, Pier Giorgio, questa è una junior suite, una suite. Questa è una grande lux. Devo dire, guardandola così, non mi sembra molto ampia. In questa camera gli spazi sono molto ridotti. Forse anche un po' troppo. Terrazza bellissima, anche questa vista sui tetti. Sì, sui tetti. La terrazza è così più grande della camera. Stanza in sé è piccolissima. Lo spazio fra letto e, diciamo, il console è talmente piccolo che non è facile camminarci. Eccoci nella mia cameretta. Vediamo, ecco. Con la mia bambina. E tua moglie. Quando era piccola, sì. Betty, sì. La mia compagna, bellina. Diciamo che ha fatto centro, ecco. Forse con 11 camere è possibile farlo. La sorpresa? Sì, la prima sorpresa. Per buonasera. Che cos'è? Whisky? Sigari, whisky, sigari. Profumazione. Quando è entrato il maestro profumiere, devo dire, è stato veramente una bellissima sorpresa. Abbiamo pensato per te. Un profumo personalizzato. Wow, non ho capito lui come ha fatto a sapere che io amavo i profumi. Pensi il luogo dove vorrebbe essere? Marocco. Marocco, bene. Questo. Cosa ci vuole aggiungere? Un qualcosa di verde, sti odori. Non capisco più niente, sono un po' quasi ubriaco. Domani, al suo check-out, le faccio trovare il suo profumo. Ah. L'ispezione delle camere all'Hotel Grand Amore è stata piuttosto particolare. Come per Bruno, anche per gli albergatori, il programma WOW, ovvero un pacchetto di continue sorprese ideate da Pier Giorgio e dal suo Comfort Crew, è ormai entrato nel vivo. Sì, chi è? Chi è? Comfort Crew? C'è la Comfort Crew. Siamo qui per la sua sorpresa. Ok. La faccio accomodare. Sì, meglio. La sua sorpresa è legata al gusto dell'olfatto. Le faccio sentire tre profumazioni e mi dice quella che più gradisce. Oltre a Chiara, le sorprese continuano. Buona serata, grazie mille. Grazie a lei. Grazie. A Matteo vengono consegnati dischi vintage per ascoltare buona musica. Il concetto di sorpresa è lo stesso di quello del marito che torna a casa e trova la moglie a letto con un altro, quindi non sempre la sorpresa può rappresentare un elemento apprezzato o apprezzabile. Si può spengere, com'è? Mentre per Maria è previsto un servizio fotografico. Ti metti sul letto, ti metti a guardare un po' di TV e appena ti sei rilassata, wow, di nuovo! Non so se è una cura del cliente questa o è più un'oppressione. Da questo momento in poi il suo soggiorno sarà accompagnato sempre da questa fragranza. Se io non lo uso non mi accompagna, ecco. Poniamo fine a questa esperienza. Grazie, arrivederci. Alla fine può diventare stancante. Bene, albergatori, a quanti wow siamo? Grazie. Per oggi è abbastanza, direi. Ok? Tre o quattro. Sono finite. Non lo sai. Me lo dico a me stesso, sono finite. Ho uno stato d'animo a metà tra il curioso, per vedere fino a dove si arriva, e il terrorizzato. Chissà se la notte porterà qualche altro wow. Ho un po' paura di passare la notte qua, perché potrebbero bussarmi. Tra tante sorprese e vari colpi di scena, gli albergatori hanno concluso la prima parte del loro soggiorno nel secondo hotel in sfida. La Comfort Crew ha fatto un gran lavoro durante il giorno, ma sarà così presente ed efficiente anche durante la notte? Bruno ha deciso di metterla alla prova, giocando sull'improvvisazione. Comfort Crew, sono Martina. Come posso aiutarla? Sì, sono barbieri. Senta, io non riesco a dormire. Avrei bisogno di una camomilla doppia. Certamente. Grazie. Mezz'ora per fare una camomilla. Ah, ecco. Sì, grazie.
Ne devo anche fare, mannaggia, questi qui. Porca vacca! Aia, mannaggia! Senta, ho fatto un piccolo disastro. Ho bagnato tutte le coperte, lenzuola. Disastro. Sì, deve cambiarmi un po' tutto, penso, perché si è tutto bagnato. Sono bruciato, non ho dormito. Certo, che cosa ci vuole cambiare due lenzuola e la coperta? Basta togliere, metterle. Coperte per il letto. Non hanno aperta. Non ho problema, posso usare queste due coperte qua, sono di cashmere, metto queste, per me è sufficiente. Me ne torno a letto e finisco di dormire. Tanti gli imprevisti per Bruno durante questa lunga notte assistito da una comfort crew non poi così super efficiente. Ma ormai è l'alba. Come avranno dormito gli altri albergatori? Albergatori, buongiorno. 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 Come avete dormito? Ho avuto molto caldo e non ho dormito tanto bene. C'era tanta confusione, tanti rumori, due o tre volte nella notte. Tappini per le orecchie, potrebbe essere carino metterlo lì sapendo che c'è rumore. Matteo, un bel letto o il materasso come lo aspettavo? La notte è trascorsa, diciamo, senza quel wow che tutti temevamo, quindi diciamo bene. Buongiorno. 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 Come state? Bene, bene, bene. Sì, io ho dormito un po' così, ho avuto qualche problemuccio, però raccontato, sì. Roba che poi alla fine, bacchetta magica, sì, sì, zero problemi. Gli imprevisti purtroppo accadono, speriamo che con le altre sorprese siamo riusciti a tamponare questa defiance. Allora, per il maestro, questo è il suo profumo personalizzato con la B. Sono rimasto... Grazie. Certo che sono delle coccole, mica da ridere. Questo è eccezionale. Per la Chiara, un piccolo tocco di Firenze, sono le viole zuccherate e caramellate. Sì, sì, regalo di arrivederci, non mi piace tanto. Sta cercando di addolcirti per la votazione. Questo, però è strategia, è strategia. Per Matteo una piccola chitarra. Una Fender Stratocaster. Bravissima. Grazie. E per la Maria... Ecco, questo è il risultato della mia sorpresa di ieri. Esatto. Immagino. Vediamo se c'è Davide. Il ritratto. Il mio ritratto non mi è piaciuto tantissimo, diciamo, come sono venuta io. Noi avremo anche un po' di fame. Perfetto, noi siamo pronti per le vostre colazioni. E come avete scritto nei vostri pre-stay, siamo andati proprio sull'onda delle vostre richieste. Questo pre-stay è un documento che l'hotel manda a tutti gli ospiti, che devono compilarlo, è anche abbastanza lungo. Però avete la possibilità di cambiare anche, anche ora, non c'è nessun problema. L'idea è buona alla base, sicuramente è un voler conoscere bene l'ospite, ma dall'altra diventa tutto troppo forzato. Il suo infuso di menta. Forse servirebbe un tavolo un po' più grande, che ne dite? Un tavolo di appoggio serve. Cioè, è troppo piccolo per questo tipo di organizzazione. A un certo punto era talmente colmo di cose che non sapevo più dove mettere le mani. Mettiamogli un tavolo a fianco. Io però non vedo ancora burro, marmellate varie. Voi l'avete ordinato? Ingredienti della colazione sono arrivati tutti nei momenti diversi. Mi manca il salmone, in effetti. Per questo forse a volte il buffet è una soluzione un po' migliore, perché uno è libera di farlo come vuole lui. La cosa importante ora è velocità. Certo che per fare questo tipo di colazione ci vuole molto tempo. Ragazzi, davvero ora è importante la velocità. Magari devi partire o hai fretta, hai un aereo, un treno, hai... Cioè... Velocità. La cosa importante è velocità. A questo punto direi che io vado a fare il check-out. No, arriva le uova. Ci sono ancora le uova? Bisogna prendere le ferie per fare la colazione da Pier Giorgio. Non riesco a capire come mai voglia aggiungere tanto a quel tanto che già. Albergatori, secondo voi quanto abbiamo speso? Ovviamente considerando tutte le sorprese, tutto quanto. Direi sui 380 euro. Chiara? Secondo me siamo sui 2,80, 2,90. 2,70. Abbiamo speso 357 euro adesso. Ho quasi azzeccato io. Considerando il tanto personale che ho visto in giro, non può essere meno di questa, perché sennò non ci rimetterebbe. È arrivato il momento di votare. Alla location ho dato 5 perché è molto centrale, però ho sentito molti rumori, quindi non mi è piaciuta granché.
Alla camera ho dato 5 perché è una camera di dimensioni ridotte, gli arredi sono standard, poteva, diciamo, essere calcata la mano su alcuni aspetti decorativi un pochino diversi. È servizio dato 8 perché comunque c'è una bella lista di servizi, forse anche un po' troppo, però anche questo può fare l'effetto boomerang, quindi attenzione. Il prezzo ho dato 2 perché è esageratamente caro. Le sorprese che mi hanno fatto, che non mi sono piaciute, me le hanno pure fatte pagare. Appena si entra al Grand Amour Hotel, noti subito la grande attenzione nei confronti del cliente. Però ho avuto un imprevisto notturno e lì panico totale. Ammetto però che la sorpresa del profumo è veramente stata una grande sorpresa. È veramente un quid in più. Il Grand Amore, con i suoi 67 punti, si posiziona ultimo nella classifica parziale. Ad essere stati molto criticati la dimensione delle camere, l'insonorizzazione della location e il rapporto qualità-prezzo. Decisivo per confermare o rivoluzionare la classifica sarà il voto finale di Bruno. Intanto a Firenze la sfida tra i boutique hotel prosegue. Poche camere ben curate e diversi i servizi che dedicano al cliente. Ora è il momento del terzo boutique hotel in gara, ad Astra Di Matteo. Cosa ne pensate? Non si capisce tanto bene che è un hotel, sinceramente. Al primo impatto non è invitante. Chiara, secondo te il cancello d'ingresso? Non è molto ospitale, mi inquieta. Cioè non posso entrare, devo per forza farmi aprire. Andiamo. Andiamo. Eccoci qua, Matteo. Buongiorno, ben arrivati. Siamo arrivati. Perché ad Astra? Che cosa vuol dire? Spiegamelo bene. C'è un torrino nel giardino antistante alla struttura che serviva già nell'Ottocento a scrutare le stelle. L'accoglienza è calorosa, molto amichevole, insomma, è come se ci avesse accolto a casa propria. Seguimi. Sono molto curioso, eh. Bene, fai bene. Che bella zona. Sì. Sembra di stare a casa di qualcuno, decisamente. Qui credo che dove la mattina servano anche le colazioni. Anche gli arredi di modernariato sono... Però in generale no. Interessanti. Non ti piace? Ma c'è un po' di disordine. Questo insieme di oggetti, di colori... No, non fa boutique, secondo me. Eccoci qua. Ho scelto questa perché a me piace, è una delle più grandi qui nel corpo principale e volendo ti puoi gustare la vasca e vedere il torrino che c'è fuori. Ah, quindi posso farmi il bagno lì? Certo, se vuoi. Io sono uno che ama la doccia, c'è anche la doccia? C'è anche la doccia. Viola, nero. È strano, un po' inusuale. Beh, rispetto al corridoio, che secondo me non c'entra molto con l'hotel, questa c'entra. Sì, sì. E Shaken effettivamente mi mancava da tempi di mia infanzia. Molto pop, però devo dire a me un po' inquieta questa cosa, scusate, ma è un po' stile film horror. Non è uno stile che io sceglierei. Capisco molto bene il concetto, ma non è uno stile mio. Eccoci qua. Oh. Ma l'avete visto quello strumento di tortura? Oh. Cos'è? Che cos'è? Che sarà? Interessante. Non lo so, meglio che non lo usi stanotte. La mia camera l'ho trovata un po' fanciullesca. Interessante questo cesto. Non so quanto è ospitale. Ho notato che io entro nella stanza dal soggiorno, dalle parti comuni. Cioè, se qua c'è gente magari che beve un bicchiere in più, non fa un po' di rumore, filtro. Quindi cioè, sento tutto? Senti tutto, sì. Ah, ci sono gli altri ospiti che magari parlano, chiacchierano forte, cioè praticamente io non dormo. Ecco, questa è la mia stanza. Decisamente grande. Mi piace perché appartiene a un'altra epoca, quindi è come entrare in un mondo che ormai non esiste più, non ci appartiene più. C'è il mitico Ken. Però non mi piacciono sti pupazzetti. No. L'ispezione delle camere si è conclusa. Il mix di design italiano degli anni 60, unito alla tradizione fiorentina e elementi pop, è stato apprezzato da alcuni albergatori, meno da altri. Di sicuro tutti hanno respirato un'atmosfera curiosa, nonostante la mancata attenzione ad alcuni dettagli. Adesso gli albergatori hanno deciso di valutare la varietà di servizi offerti da Matteo, sperimentando il fiore all'occhiello della sua struttura, una terrazza di 270 metri quadri che si affaccia su uno dei più bei giardini all'italiana di tutta Europa.
Ragazzi, buonasera. Buonasera. Ma dimmi una cosa, Matteo, qui in hotel quali servizi ci offri? All'interno della struttura vi è questa terrazza, qui si può leggere un bel libro, si può fumare un sigaro, principalmente ci si può riposare. Questo è un posto che rispetto a coloro che interpretano l'albergo come albergo ovviamente depista. Qui alla sera in hotel c'è sempre qualcuno, immagino. Alle 8 di sera il concierge non c'è più, ciascuno viene dotato delle proprie chiavi. C'è il luogo, ci sono le camere, ma il servizio direi che è un'altra cosa. Quindi siamo abbandonati noi stessi, cioè se io stanotte mi sento male... Ci sono i nostri numeri di reperibilità di 24 ore su 24, in 5 minuti giungiamo. Questa cosa mi spaventa, in hotel ci deve essere sempre qualcuno. Bene Matteo, noi vorremmo farci a questo punto un aperitivo. Bene. Pier Giorgio avrebbe voglia di... Andiamo. Un perfect martini. Io un Moscow Mule. Bene. E io un buon vino rosso. E io un calice di vino bianco. Noi avevamo invece pensato ad un ottimo prosecco per tutti. Beh, un Fantastico. Prosecco. Ottimo. No, capisco, però. Prosecchino, dai. Vediamo allora che cosa troviamo. A tra un Bene. Po'. Aspettatelo. Il padrone di casa è molto simpatico. Vediamo che cosa gli possiamo servire. Magari doveva rimanere un po' più sul formale, però sono forse stili di lavoro diversi. Sul vino non dovrebbero esserci grossi problemi. Mi sa che l'abbiamo messa in difficoltà. Credo anch'io. Noi non facciamo servizio bar. C'è più. Questo non era fuori menù, era fuori del menù del ristorante, del menù. Chissà se si porta anche magari qualcosina da mangiare, perché io all'aperitivo ho bisogno di mangiare qualcosa. Eh sì. Il bianco l'ha trovato? Vedi, arriva il mangiarino. Un po' di bianco, un po' di rosso. Ci improvviseremo barman, porteremo un My Martini. E a Bruno gli facciamo un Fernandito, La comanda ha subito ovviamente delle modifiche. Il tuo Perfect Martini è diventato il My Martini. E tu, ho fatto qualcosa per te, un Fernandito. Se sei stato in Argentina sai di che cosa si tratta. Se non lo sai, forse non andrai in Argentina. Fernandito è terrificante. Ammazza questo Fernandito. Matteo, dimmi la verità, cosa hai messo nel mio cocktail? Perché sono già ubriaco. Qui i servizi sono carenti, però un po' la filosofia di Matteo, colpire gli ospiti con un po' di improvvisazione. Alle imperfezioni, allora, visto che... E infatti, con il suo buon umore, dal niente, è riuscito a metterci una pezza. Allora, signori, buona serata, buona nottata. Grazie. E ci vediamo domattina per la colazione. Matteo se l'è cavata, ma la mancanza di servizi nel suo boutique hotel è stata molto criticata. Gli albergatori questa notte si troveranno senza personale sia in reception che al bar, all'interno di una villa affascinante, ma dove il silenzio e la noia potrebbero prendere il sopravvento. Come andrà il resto del loro soggiorno? Non c'è nulla da fare, sinceramente non c'è nulla da fare. Non è che ci sia tanto altro che stare, leggere un libro e bere il vino. Bisogna adattarsi, una persona fa il barman, un'altra persona fa il cameriere. Non lo so cosa si fa, c'è la TV. La nostra serata finisce così, con una dama e poi tutti a letto. Sono curioso della colazione domattina per capire un po' come l'hanno organizzata. Per gli albergatori, con una certa noia, si è ormai conclusa la prima parte del soggiorno nell'hotel di Matteo. Ma il loro lavoro non è finito qui. Adesso dovranno fare un punto su come hanno dormito e giudicare la prima colazione. Albergatori, buongiorno. Buongiorno. Come avete dormito? Bene? Bene. Chiara? Io ho dormito abbastanza bene, però c'era una puzza strana. C'era una puzza strana? Eh sì, dallo scarico della vasca da bagno. Ho dormito sotto le coperte perché non si respirava. Com'è andata con Ken? Ah, con Ken abbiamo avuto una chiacchierata lunga. Questa colazione come la trovi? Io come sempre non amo i buffet. È piccolino, però è adeguato alla struttura, alle camere. Maria? Cioè, è indispensabile. Forse un qualche attenzione in più non sarebbe male. Servizio un po' da hotel 3 stelle piuttosto che un hotel di lusso. Anche questo soggiorno è terminato. Io vado a fare il check out, così possiamo procedere alla votazione. Perfetto. Grazie. A dopo. Perfetto, a dopo. Questo soggiorno è stato strano, ma confortevole. Molto eccentrico. Particolare. Secondo voi cosa abbiamo speso? Maria? 150? Per me un pochino meno, direi intorno ai 130-140. Per me non dovrebbe superare i 100. Abbiamo speso 125 euro
a persona. L'aperitivo ci è stato offerto. Ok, va benissimo. È adeguato alla struttura e alla mancanza di servizi. Tu, Chiara, pensavi di meno? Sì, non mi aspettavo di spendere più di 100 euro, ecco. È arrivato il momento delle votazioni. Alla location ho dato 9 perché nulla da dire, è una casa antica con un giardino meraviglioso, quindi location per me va benissimo. Alla camera ho dato 5 perché non ho dormito bene, cioè alla fine avevo questa puzza che ce l'ho ancora nel naso. Ai servizi ho dato 2 perché i servizi non ci sono e c'è ancora tanto da fare. E prezzo ho dato 9 perché immaginavo anche qualcosina in più, in realtà è stato onesto. Il boutique hotel di Matteo rispecchia il suo direttore, curioso, forse anche un po' sbadato, però capace di sorprenderti in una location dove ci si può rilassare, forse anche un po' troppo. Ad Astra, con 71 punti, supera Grandamore e si posiziona al secondo posto nella classifica parziale, non riuscendo a superare Palazzo Castri di Chiara. Sicuramente a non passare l'esame sono stati i servizi, giudicati piuttosto scarsi. Sarà riuscita l'esuberanza di Matteo a conquistare Bruno? È la volta adesso di Home, il quarto ed ultimo hotel in sfida. Sarà l'albergo di Maria a meritarsi i 5.000 euro del premio finale? Bene, albergatori, come vi sembra l'entrata? Sembra abbastanza elegante, carina. Un po' somiglia al mio, più piccolo però. Un hotel design, direi subito l'impatto di un hotel boutique hotel. Ci sono un po' questi elementi di decoro che francamente mi sembrano troppo decoro. È un po' un'antitesi di quello che a me piace, quindi è un posto che è un po' meno nelle mie corde. Vediamo dentro come si sviluppa. Buongiorno Maria. Welcome home, carissimi. Eccoci qua. Venite con me, vi offro un piccolo welcome snack, se vi va. Bene, bene. Tutto bianco. È tutto bianco, è un total white, è un angolo speciale di Firenze, diversi dai soliti alberghi un po' classici. Maria è molto carina, è premurosa, è professionale. Lei il total white gestisce e il total white propone. Senti, quante stanze ha questo? Sono 39 camere, 4 piani in totale. Sopra la nostra living lounge dove viene servita la colazione. L'impressione che ho avuto è che potrebbe essere un albergo di Shanghai, un albergo di qualsiasi posto, non ha identità. Bene, voi albergatori andate a fare un giro di ispezione. Io vado a vedere la mia camera, la camera scelta per me. Credo di aver scelto la camera giusta per Bruno, anche perché è la nostra camera più bella, sinceramente. Eccoci qua. Prego. Eccoci qua. Ah! Quindi questa è la suite? Questa è la nostra piccola suite. Da una junior suite o da una suite non mi aspetto mai un ambiente unico, tipo loft. Scusa un attimo, appena entri c'è il bagno? Appena entri c'è il bagno. Mi aspetto diciamo la stanza separata, magari il salottino da una parte, la zona TV da un'altra. Cioè, scusa, spiegami una cosa, cioè, questo è il bagno della suite? Sì. Il bagno? Troppo piccolo, veramente troppo piccolo, non c'è una finestra, lo sento proprio anche sacrificato, tipo bagno di un camper. Purtroppo gli spazi non sono proprio il nostro forte. Eccoci. Tessera magnetica, eccoci qua. Non mi comunica niente, se non un certo senso di smarrimento che mi induce a cercare di capire dove attualmente io mi trovi. Facciamoci guidare dal bianco, vediamo dove arriviamo. Oh mamma, non amo questo genere di arredi finto barocco che ricordano un po' gli anni 80, Versace. Questo bianco quasi spaventoso. No. Sì, sembra di essere una fiaba senza in realtà aver deciso di starci. È tutto bianco, ma proprio tutto bianco. Le rose. Questa rosa bianca che... La rosa anche sopra. Come un'ossessione. Sì, troppo mi stanca. Dovrò mettere tipo una mascherina. Il materasso non è male, fa provare. Ci dicono che è molto comodo. Il materasso non è male, l'ho già visto. Vediamo il bagno. Eccolo qua. Tutto bianco, come la camera. Telo della doccia, no, questo no, dai. Questo francamente per un albergo potrebbe, diciamo, essere superato anche con poco sacrificio. Questa è un po' una cadutina. Cadutina di edito. Sì. Voilà, questa veramente è una meraviglia totale. E il sole tramonta lì, dietro il duomo. Vabbè. Vedo una novità, c'è un bel terrazzino.
Ah, che bello. Pier Giorgio è stato individuato come il cavallo di razza, un po' da manso e fare, e allora gli è stata data la cameretta con un plus. Ah. Beh, questo è carinissimo. Questo è molto carino. Sì, 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 sì. Se volessi, per esempio, fare una cena romantica su questa terrazza, è possibile? Sicuramente possibile, è uno dei nostri servizi che si può chiedere prima dell'arrivo, ovviamente. Ecco, questa è una cosa sui dettagli che a me piace molto, perché il dettaglio non è solo all'interno dell'hotel, ma anche fuori, perché uno viene qua, si siede, guarda, complimenti. L'ispezione delle camere si è conclusa. Gli albergatori hanno reputato la presenza costante del Total White un elemento di disturbo e il Miami Style di Maria, più che boutique, è stato interpretato come ridondante e poco ricercato. Albergatori, bellissima! Ad essere state molto apprezzate, invece, le tante terrazze e il panorama che regalano gli ospiti. Che ne dite? Bello, bello, qui è bello. Diciamo la verità, ora, a parte qui che dobbiamo restaurare, però si vede il trovi dietro. Trovi subito le cose negative. No. Stavo per dire che ci sono tutti i tetti meravigliosi e te subito tac! Credo che caratterizzare un boutique hotel sia anche la posizione in cui si trova, che deve essere unica e invidiabile. Qui apri gli occhi e vedi veramente tutta Firenze. Per gli albergatori, terminata l'ispezione, è arrivato adesso il momento di sperimentare la sala da biliardo. Carambola. Americana. L'unico angolo non Total White dell'Hotel Home. La partita da biliardo è stato un trionfo assoluto. Mi trovavo a giocare con un gruppo, poveracci, di totali incapaci. Ehi. Non so giocare a biliardo, non c'ho mai... C'ho giocato forse quando avevo 15 anni. Eccoci qua. Sono riuscita a farvi dei spritz. Direi che ci facciamo lo spritz, dai. Bene, è arrivato anche un po' di snacchettini. Maria è stata carina, però gli aperitivi sono un'altra cosa. Questo mi pare che non sia un aperitivo, ma una cena. Apericena. Cose da mangiare, tantissime, tante, forse un po' troppe, però carino. Per gli albergatori l'aperitivo di Maria si è ormai trasformato quasi in una cena. Adesso, dopo essersi fatti un'idea dei servizi offerti dall'Hotel Home, è tempo di dormire testando il comfort delle camere. Purtroppo si torna in camera. Ossessione. Stanotte, il Total White tanto criticato li ossessionerà oppure faranno sonni tranquilli? Di sicuro il tempo a loro disposizione per soggiornare nel quarto e ultimo hotel in sfida si è quasi concluso. È arrivato infatti ora il momento di giudicare proprio il pernottamento e la colazione. Cari albergatori, come avete dormito? Io ho avvertito un po' di rumori dalla strada, c'erano un po' di schiamazzi fino intorno a mezzanotte, probabilmente una via di passaggio. Poi stamattina mi sono affacciato, visto che siamo a Via dei Malcontenti, la strada, quindi. L'insonorizzazione non era, diciamo, perfetta. C'erano tappi appositamente. Usali. Io ho dormito bene, niente da dire. Ho solo fatto una doccia... un po' alla psycho, nel senso il telo doccia. Psycho. Non sono riuscita a chiuderlo, quindi ho fatto la doccia col telo aperto. Le camere... Buongiorno! Ah, eccoci qua. Buongiorno. Come va? Bene. Che cosa ci propone alle colazioni? Ma, a colazione abbiamo il nostro buffet, c'è l'angolo salato, abbiamo i dolcetti, se poi desiderate qualcosa di diverso c'è un piccolo menù alla carta esposto sul buffet. Ho trovato Maria sempre molto disponibile, gentile, professionale e con lei tutto lo staff. Bene, albergatori, fatemi un'analisi al volo tutti e tre di come vedete questo buffet. Non riesco a capire cosa offre così a una prima occhiata. Per me il buffet è un po' caotico, tutto attaccato. Cioè, si presenta ricco, forse troppo ricco. Troppo ricco. Cioè, c'è un impatto visivo magari che tende a portarti non sai bene dove. Cioè. Sono mai contenti, questi albergatori, I cartellini però mi piacciono tanto perché sono descrittivi, scritti a mano e li trovo un segno carino. Io non amo i buffet, però l'ho trovata tutto sommato razionale, divisa per categoria. Anche la cromaticità era buona. Che ne pensate di questa sala per fare la colazione? Le candele a colazione non le avevo mai viste, non le apprezzo tantissimo. Un po' buia? No, non mi piace. Cioè mi sembrava che fossero le 6 di sera, invece dovevamo svegliarci, non dormire, ecco. Il nostro soggiorno all'hotel di Maria è finito e quindi a questo punto non mi resta che andare a prendere il conto. Beh, la parola chiave del mio soggiorno può essere soltanto una, Total White. Troppo bianco, poco cuore. Bianco, ansia. Albergatori, ho in mano l'ultimo conto. Secondo voi quanto abbiamo speso? 115 tassa di soggiorno esclusa. Per me è 180. Io credo intorno ai 220-230. 150 euro a testa, tenendo conto che l'aperitivo di ieri è stato offerto.
Non ci sono andato lontanissimo. Abbiamo speso meno di quello che pensavo, quindi va bene. Alla location ho dato 4 perché non è centrale e secondo me soprattutto perché non è un luogo di design autentico, con poco carattere. Alla camera ho dato 4 perché non mi è sembrata una camera particolarmente accogliente. Total white, che non è nelle mie corde. Ai servizi ho dato 3 perché non c'è niente. Bisogna venire qua a dormire e basta. Al prezzo ho dato 6 perché il rapporto qualità-prezzo secondo me è buono. Mi aspettavo infatti che le camere costassero molto di più, invece è assolutamente ragionevole. Nell'hotel di Maria ho apprezzato molto l'ordine e la pulizia. La camera da letto, insomma, il bagno in mezzo alla stanza, anche no. La sala delle colazioni non c'è assolutamente luminosità, quindi l'ho trovata un po' claustrofobica. Però una vista su Firenze meravigliosa e il plus, direi, la terrazza. Il Boutique Hotel di Maria ha ottenuto 58 punti, posizionandosi ultimo nella classifica parziale dopo il grande amore di Pier Giorgio. Il total white delle camere, il buffet della colazione e in generale il design di tutto l'hotel non hanno convinto gli albergatori. Il voto di Bruno sarà decisivo per confermare o per rivoluzionare la classifica. Albergatori, è arrivato il momento del confronto finale. Come sapete, mancano i miei voti, che potranno confermare la classifica oppure rivoluzionarla. Adesso, per i 4 albergatori di Firenze, è arrivato il momento di confrontarsi guardandosi negli occhi. Albergatori, abbiamo soggiornato in 4 boutique hotel di Firenze. Le caratteristiche: poche camere, diverse l'una dall'altra, servizi personalizzati, un'accoglienza particolare. Quando vado in un boutique hotel, deve essere un'esperienza unica. E devo dirvi che voi ci siete riusciti tutti e 4. Siamo partiti da te, Chiara. Certo, un hotel molto efficiente, ma sarà stato accogliente. Poi è stato il tuo turno, Pier Giorgio, al tuo grande amore hotel, dove siamo stati sorpresi e ancora sorpresi da tutte le tue sorprese. Che effetto avranno avuto su di noi? Poi siamo venuti da te, Matteo. 9 stanze dentro un parco molto prezioso, con un padrone di casa che conosce bene la virtù dell'accoglienza. Ma sarai stato all'altezza delle aspettative? Infine, siamo stati da te, Maria, la regina del Total White. Una scelta coraggiosa per Firenze. Sarà stata apprezzata dai tuoi colleghi albergatori? A questo punto sarete curiosi di sapere la classifica parziale, quella con i vostri voti, perché vi ricordo che mancano ancora i miei. Chiara, scopri i tuoi voti. Qual è il tuo totale? 77. Qual è la voce dove hai preso di meno? La camera, 17. Tu, Matteo, ti ricordi quanto hai dato a Chiara? Ricordo di aver dato 5. Avrei preferito forse qualcosa di un po' più caloroso, magari anche colori alle pareti, un po' più di arte originale. Però, in effetti, tu non sei stato l'unico ad aver dato un voto basso alla camera. Vero, Pier Giorgio? Tu quanto hai dato? Non ricordo. Te lo dico io, 4. Mi sembrava di stare in una camera di un aeroporto. Non credo che sia una camera come un aeroporto. Mi sembrava accogliente, ecco. Perché probabilmente la tua idea di accoglienza è un po' fredda. Pier Giorgio, scopri pure i tuoi voti. 67. Tu, Matteo, quanto hai dato Pier Giorgio per la camera? Ho dato 5 perché è una camera forse un po' troppo fredda, non da aeroporto come la sua, ma non da boutique hotel come il mio, ecco. È uno stile per sottrazione in termini di arredi, pulito. Chiara, quanto hai dato ai servizi? 4. Non ho molto apprezzato così tanta intrusione nella mia vita da ospite. Questo me lo aspettavo. Passiamo a Matteo. Scopri i tuoi voti, Matteo. Quanto hai totalizzato? Un 71. La voce più bassa qual è? Servizi, 10. Tu, Chiara, quanto hai dato ai servizi di Matteo? Ho dato 2. Perché? Perché Matteo ha 2 servizi, la colazione e la terrazza. E quindi ho dato 2. Te lo aspettavi questo 2 da Chiara, Matteo?
Beh, 2 effettivamente è un voto forse troppo punitivo, però ne faccio tesoro perché ne basta aggiungere altri 6, arrivo a 8. Nella sua, diciamo, idea di servizi. Servizi vuol dire qualcuno che si prende cura e segue i clienti. Credo che sia il settore sul quale tu debba crescere come struttura. Però vorrei dirti che ti sei beccato 2,9 per il prezzo e per la location. Chi è secondo te? Credo che sia Pier Giorgio. È Maria. Bene, Maria, scopri pure i tuoi voti. 58. Ai. Sono stati proprio cattivi, eh? Il voto più basso? Camera e servizi. Quanto hai avuto? 13 e 13. Tu, Matteo, quanto hai dato alla camera di Maria? Mi sembra di ricordare 4. Quel bianco, forse in camera poteva essere declinato con alcuni elementi di cura in più. Sicuramente sono migliorabili, però ritengo che 4 è un voto decisamente troppo basso. Guarda, Maria, io ti ho dato 7 alla camera. Meno male, vedi? Sono felice. Allora, albergatore, in questo momento in testa ci sei tu, Chiara, col tuo Palazzo Castri. Al secondo posto, invece, Matteo, con Ad Astra. Al terzo posto, il Grande Amor Hotel, di Pier Giorgio. E ultimo in classifica, ci sei tu, Maria, con Home. Come sapete, mancano i miei voti. Confermerò o rivoluzionerò la classifica? Per scoprirlo, ognuno di voi dovrà aspettare davanti al proprio albergo la macchina di 4 hotel. Io sarò solo su una delle 4, quella del vincitore. Ci siamo. Le auto di 4 hotel sono partite. Ma solo su una di queste macchine viaggia Bruno. Quella cioè diretta verso l'hotel del vincitore che conquisterà il titolo di miglior boutique hotel di Firenze. Un viaggio attraverso l'eleganza, lo stile e l'eccellenza che ha visto competere 4 albergatori, ognuno con una precisa idea di ospitalità. Aiuto, che ansia! La tensione si fa sempre più alta. Arriva! Adesso è arrivata l'ora di svelare il nome del vincitore. Vado a aprire. Non c'è nessuno. Non c'è. Eccolo! È Matteo il vincitore della puntata. Ad Astra è il miglior boutique hotel di Firenze. Complimenti! Hai vinto 5.000 euro da reinvestire nella tua azienda. Va bene così. Sei pronto? Guarda che parte il bonifico, eh? Da 5.000 euro da reinvestire nel tuo boutique hotel. Fantastico. Non è che barbiere in bagagliaio esce fuori? Sorpresa! Io brindo così. Alla grande, bravo. Così. E mi porto la bottiglia. Ciao, con 4 hotel. A presto, ciao. Nonostante i servizi siano un po' carenti, ho deciso di premiare l'hotel di Matteo, perché è quello che più di tutti rispecchia le caratteristiche di un vero boutique hotel. La somma dei voti degli albergatori con quelli di Bruno ha fatto salire al primo posto Ad Astra di Matteo, facendo andare in seconda posizione Chiara con il suo Palazzo Castri. Confermato invece il terzo posto per il Grand Amore di Pier Giorgio e il quarto per l'Hotel Home di Maria.